Situé in Physical Dance Theater, è una compagnia che nasce nel 2006 da Loretana Parrella, che sono io, e dalla collaborazione con Roel van Berkelaer, che è uno scenografo belga. Questo perché il mio passato è molto legato al Belgio, il mio passato professionale, il mio passato di danzatrice e di interprete. Nel 2006, in Italia, ho deciso di fermarmi e iniziare questo viaggio che si è concretizzato con Situain, una compagnia che si occupa di teatro fisico, quindi sì di danza, ma ha un linguaggio molto personale. In questo vorrei immediatamente presentare i miei interpreti, che sono per me fondamentali. Sono Ioris Petrillo e Camilla Zecca. Loro sono molto giovani e lavorano con me da più di 3 anni. Il progetto di Situain è sicuramente un progetto, come dire, stiamo cercando un linguaggio personale che è il mio ma che è anche il loro. Io scrivo con i corpi, dentro i corpi, attraverso il mio corpo. La drammaturgia si sviluppa sicuramente dalla simbiosi di questi corpi. Affrontiamo vari argomenti, sia politici che quotidiani. Qualsiasi cosa che ci riguarda è comunque spunto fondamentale. Ovviamente anche la letteratura, il cinema, la musica, fa tutto parte del nostro percorso. Dove stiamo andando è un progetto che parte dall'incipit di lei e Tancredi, nel senso da questa dualità, da appunto Elettra, trilogia di un'attesa. Sono 3 capitoli, sono tre produzioni che partono dalla figura di Elettra, dal mito di Elettra, e vanno a toccare in questo capitolo, che è il secondo capitolo che stiamo producendo per il 2014. È iniziato nel 2013 questo percorso e finirà nel 2014 in primavera. Tocca la figura di Benedetta Tobagi, figlia del giornalista Walter Tobagi, che è stato assassinato negli anni di piombo, come tanti altri. Non è una storia per tutte, ma è un esempio. È una storia che si ricollega ad esempio anche al mito di Elettra, questo rapporto con il padre. Gli altri due capitoli della trilogia sono Ballata per uomini soli, che riprende il viaggio di Oreste Pilade fino a Micene, alla città di Elettra, e parte anche ad esempio in questo caso non da una storia contemporanea, ma da un autore contemporaneo. Ovvero prende spunto dalla Ballata sul mare salato, che è il primo scritto, il primo fumetto, come vogliamo chiamarlo, di Corto Maltese, quindi di Ugo Pratt. E l'ultimo lavoro della trilogia sarà Tutto su mia madre, che è un progetto ancora in elaborazione. Il progetto è quello di portare a termine l'intera trilogia in un triennio, in un quadriennio, al massimo. Io ho iniziato con Loredana e sono rimasta affascinata dal suo lavoro, il suo modo di approcciare, perché ti permette di essere te stesso e tu la materia creativa, c'è cioè un'interazione continua, non sei gestito da lei, cioè è un insieme, una fusione. Io cerco di prendere e di risalire attraverso i corpi a quello che loro sanno già. Noi sappiamo già tutto, il nostro corpo sa perfettamente perché è un contenitore pieno di emozioni e di esperienze. Quindi l'esperienza del matrimonio, tra l'altro, diciamo che la pièce non vuole assolutamente entrare nel rapporto di coppia.
Ogni rapporto di coppia ha le sue difficoltà e la sua bellezza. Non voleva raccontare un rapporto di coppia, non vuole, e come io non voglio mai raccontare una storia. Voleva soltanto andare a toccare dei punti, delle forze e qualcosa alla quale io cerco sempre di proiettarmi e di proiettare i loro corpi è la potenza di un sentimento, la potenza di un amore. Voleva dire assolutamente il contrario, continuare, perseverare per riuscire prima o poi a trovare quella potenza.